Benvenuta Elisa, Classic Drive Ciao. Art. Ciao Elisa, benvenuta qui in trasmissione. Allora Elisa, tu sei un'artista, dipingi, raccontaci un po' della tecnica, perché qui vediamo uno sfondo molto bello di un quadro, credo sia in acrilico, vero? Sì, io uso l'acrilico principalmente, però mi piace anche sperimentare e mescolare varie tecniche insieme. Ad esempio, in questo ho usato del vino bianco insieme all'acrilico. Il vino bianco, prima di tutto perché il vino bianco e poi come l'hai usato? Questo ci interessa molto. Vino bianco perché non dava poi tanto colore, volevo che rimanesse su questa tonalità qui. Praticamente sullo sfondo ho usato prima l'acrilico Sì. e poi ho messo il vino sopra. Mostraci quest'altro. Ah, Questo qui è un interessante. lavoro in corso. Sono tutti lavori in corso. Poi ho Parlo. Ecco, usato l'oro in foglia. ma senti, fammi capire. Quindi questo è un altro dipinto in acrilico e anche con il vino. No, poi il vino non l'ho usato. Ho usato l'oro in foglia insieme all'acrilico. Perché hai scelto l'acrilico? Perché mi trovo meglio, asciuga più in fretta e non ha odore. Ecco, e come è nata la tua passione per l'arte? Questo ci interessa. Ma io ho sempre disegnato già da piccolina, poi ho fatto 3 anni l'artistico, poi ho cambiato genere per un po' di anni e poi sono ritornata. Sei ritornata alla grande però con questi dipinti, perché Eh sono, è vero, perché sei praticamente quindi da quando eri bambina disegni. E hai iniziato a dipingere da quanti anni? E sì. Un anno che ho preso a pieno regime. quindi fammi capire, tu hai una produzione che è la tua produzione come artista e poi anche lavori su commissione, immagino. Ho iniziato subito con le mie creazioni, poi quando alcune sono piaciute, allora poi mi hanno chiesto anche questo qua è un lavoro su commissione. E quale sarà il tuo prossimo lavoro? Adesso ne sto finendo un po', poi quello che mi viene in mente sul momento, proprio Brava! così. Beh, perché l'ispirazione, no, è fondamentale per gli artisti. Sì. Allora, insomma, intanto Elisa, ti ringrazio per essere stata qui con noi a Classic Drive Art. Complimenti per la tua produzione, no? È una passione che devi assolutamente continuare. Eh? Grazie. Grazie a te, Elisa. Allora, a presto. Ciao. Grazie, ciao. Ciao.